Piero Dominici è il nostro ultimo intervento. Lo devo ringraziare perché dall'altro giorno, da una telefonata dell'altro giorno, ho capito che oggi è veramente qui per una ulteriore dimostrazione di amicizia nei nostri confronti. Quindi ha fatto un tour de force per esserci. Lui è professore all'Università di Perugia, è un sacco di cose, poi lo googlate e vedete, andate a vedere chi è. E ci parla del valore della Sì, io complessità. dovevo la chiavetta, tra l'altro. Ah, ok, un'altra chiavetta. Sì, perché ieri tra il wifi di Dai, Trenitalia. Fammela vai. facile la cosa, perché io qui sono. C'è problema. Ditalo, non inferire, per favore. Nel Adesso comincia, non frattempo. apre, non trovo, io sto ancora, capito? Io non dico niente, ho detto qualcosa. Io sono uno degli uomini dentro la caverna di Platone che ha staccato da poco la catena. Ha capito che non bastano le rappresentazioni sulla parete? Però poi il passaggio qui al. Qual è? Però mi spendo, eh. Cioè, questa è la, tra virgolette, la propaganda che vi faccio, non avete Pie? un'idea. Eccomi. Qual è? Allora, qui tutto questo in 10 minuti. Cioè io faccio, vi mando un tweet. Mando un tweet e faccio un Vabbè, anche selfie. Un Renzi. Tu hai selfie. il Un selfie. di pre-office, ce l'hai, è quello. Sì, l'ho Questa? fatto, Eccola. il compitino, ragazzi. Ah, Vi il confesso, compitino. Ah. mi sono ciecato perché ho problemi di vista col mio Toshiba. Adesso dovunque vado io devo avere uno schermo grande per problemi di vista. Vi lascio anche la presentazione perché chiaramente non riuscirò a. Che hai fatto con Impress e quindi ha un doppio valore. Sì, ho fatto anche la Quello si pubblicazione ferma con prima, perché SG, si eh. ferma? All'inizio, cioè, C'ha delle 89 scene per, cose aperte. solo per capire Sì, come devo infatti, togliere il sta chiudendo, dispositivo che cioè, fa ingrandisce i caratteri, fine. ragazzi, ve lo dico, mi sono impiccato. Quindi eventualmente sarò uno dei soggetti passivi della vostra formazione, perché io non ho problemi a. Dico sempre che ciò di cui non si conosce, parafrasando un certo Wittgenstein, no? Ciò di cui non si conosce, anzi, lui dice addirittura parlare, bisogna tacere, quindi inutile che fai l'esperto di tutto. Io su questa roba ho tanto da imparare. Però il discorso del sapere condiviso, della conoscenza condivisa, a me quello me la porto dietro dalla tesi di laurea. Ed è un qualcosa che ho sempre vissuto, come ho sempre vissuto la relazione della conoscenza tra conoscenza e potere, delle asimmetrie, che si può includere o escludere. Adesso ci arriviamo. Anche perché la mia idea era questa. Come si apre questo fedente? No, C'ho c'è i suoi tempi. certo, pure lo. sì, è No. meditativo. Ma è tuo il computer? Sì, però sbuso. Ma allora è un complotto, scusami, perché No. lui ha messo il computer che non funziona, No, ma un però po' sbuso sfigato, e il computer. E poi compare ammazzava sempre, tutti che non lo sanno però compare usare. sempre il nome suo, quindi è colpa sua. Vabbè, Cioè, su quello è tutte la le nuova slide c'è scritto Italo Vignoli, Italo Vignoli, è colpa sua, identificazione che. appunto. Vabbè, e mo un po' arriveranno. Vabbè, dai, allora nel frattempo, perché anch'io non è che le slide per me hanno più una finalità di tipo Perché fa ripristino? Ma didascale, che ne so? esplicativo, non lo so. Guarda un po', che succede? No, devi chiudere, dagli l'ok. Lo vedi? Senti, inizia a chiudere un po' le finestre È perché un'apertura partecipata se no questa, un'apertura. Dai l'ok lì È sul un'apertura ripristina, condivisa. dagli l'ok Va sul bene. ripristina. Allora, Non io c'è. intanto faccio una prima cosa. L'ho devi già dato e scaricare sta l'hai facendo. sul Sta salvataggio. facendo Chiudi qui. il E caso, bravo. mo', raga. Né Però oggi ieri, voglio dire, un po' che no, ma uso. stanno a fare apposta, eh. È un po' che uso i computer, quindi c'era arrivato pure io, insomma. Tra un po' arriva uno quel Come giorno. diceva un mio caro amico, chiudete un po' di finestre, se no sbattono. Dopo facciamo come la scena di quel film, ma chi siamo sta a schiacciare? Dice, no, noi siamo sta alle olle, non so se te la ricordi. Praticamente Siamo sì. anche in coppia qui, Formula DG5. Ma allora intanto mi scuso per aver saltato non so quante relazioni ci siano state, però ho fissato intanto dei concetti chiave su cui avete un po' discusso. Allora, concetti chiave, il primo condivisione. Poi vedete, lo riprenderò, vedete, senza saperlo, quando dice le affinità, lo riprenderò nella presentazione. Condivisione che si pone a un livello tecnico e tecnologico, ma condivisione che può essere anche posta, analizzata, a livello di persona e di capitale umano. È questo? Sì. Sì, è questo, è lui. Speriamo di sì, Mi ce ha l'ha fatto. l'ho fatta io, L'ha fatta lui. Sì, allora. Quante mail diverse hai? Quest'altro che Ringraziamo opere. Italo Vignoli per Quest'altro che aver opere, fornito le grazie a slide a te. tutto. Senti, per far scorrere, però qui Ma io il c'ho. telecomandino. No, più che altro che c'ho il proiettore tra l'altro mi punta proprio l'occhio quello. Guarda, qua. Sapete, il mio pittore preferito è il Guercino, notoriamente. Allora, Avanti e vai. dietro, laser. Avanti e dietro, laser. Ok, vabbè, laser non c'ho.
Avanti a destra? Avanti a destra. Politicamente non è detto, però. Allora, no, questa è una convenzione. Allora, come assolutamente. No, poi secondo me le categorie sono completamente saltate, quindi faccio ancora fatica a capire Renzi di destra o di sinistra. È saltata la cosa. Renzi, come? Ecco, va bene, non ci addentriamo, sennò qui non esco. Quanti minuti ho? Quanti minuti? Ma c'è 10 minuti, ragazzi. Vabbè, la mandragata. Allora. A questo punto salterà completamente lo schema, io vi farò vedere qualche slide, però mi conviene andare con i concetti chiave, salto anche i ringraziamenti. Diciamo, primo concetto chiave, il tema della condivisione. Il tema della condivisione, che se partiamo da una vecchia definizione che usai anni e anni fa, per carità, non temete, adesso non comincio a fare l'accademico, però le definizioni sono importanti. Perché la comunicazione spesso viene confusa con l'analisi della comunicazione, con l'analisi dei mezzi di comunicazione. La comunicazione viene confusa con la connessione, la comunicazione viene confusa col marketing in termini organizzativi. Bene, se noi partiamo dal presupposto che la comunicazione è processo sociale, quindi ci sono le persone, ci sono gli attori con i loro profili psicologici, le loro asimmetrie, le competenze e quant'altro, di condivisione della conoscenza, laddove conoscenza uguale potere, bene, facendo anche un sillogismo, un'operazione di tipo logico, è evidente che tutti i processi e le dinamiche all'interno, dentro e fuori le organizzazioni, dentro e fuori i sistemi sociali, che andranno in direzione di una condivisione della conoscenza e anche delle informazioni, ma le dimensioni sono differenti, informazione e conoscenza non sono sinonimi, evidentemente quantomeno determineranno una ridefinizione dei sistemi di potere e delle modalità con cui il potere si manifesta. Questo però pone un problema, io lo sintetizzo generalmente con una formula, adesso andrò avanti. Cioè, fattore tecnologico e fattore giuridico sono condizioni necessarie, ma non sufficienti per innescare l'innovazione. Perché l'innovazione, una definizione che amo molto, significa destabilizzare, significa rendere instabili i sistemi, significa lasciare ciò che è certo, ciò che produce appaesamento, pensate alla funzione, al valore strategico dei modelli culturali. La cosa più complicata in un'organizzazione è la definizione di una cultura organizzativa, perché alla fine le organizzazioni sono sistemi sociali e le culture, neanche al singolare, svolgono una funzione di definizione, ad esempio, di prevedibilità dei comportamenti, il tema del controllo. Ancora, mi ha colpito molto da questo punto di vista che la migrazione sia avvenuta addirittura dentro una struttura, un'organizzazione militare. Perché non solo in letteratura e in tanti studi sulle organizzazioni, le organizzazioni militari e quelle religiose sono organizzazioni chiuse, non solo in termini di strumenti, di procedure, ma di culture. Ed è perfino paradossale che invece amministrazioni come regioni, province, l'università, la protagonista completamente assente dai processi di innovazione e mutamento. L'università è assente, così come centrale il tema della scuola, ma anche lì se non creiamo, io mi scuso perché andrò molto, molto di slogan purtroppo, una cosa che detesto, perché quando noi parliamo di open gov, di cittadinanza, non possiamo farlo se non tiriamo dentro il discorso sulla scuola e sull'università, e finché non ricreiamo quel canale di collegamento. A proposito di buona scuola, l'Italia non ha politiche di orientamento e quindi si interrompe quel canale tra scuola e università. Andate a vedere i dati sugli abbandoni scolastici al primo anno di università. E quante volte si pone il tema, anche in questi giorni, mi sembra il buon Poletti sia ritornato sull'utilità della laurea, vabbè, non mi posso soffermare. Ancora, quindi c'è anche un discorso che secondo me è venuto fuori sulla necessità non solo di ripensare lo spazio relazionale, io poi, ripeto, sono a disposizione per approfondire, ma di ripensare lo spazio dei saperi, perché uno dei grandi dei limiti del ritardo, una delle motivazioni del ritardo culturale italiano, non solo a livello di ricerca scientifica, è che i saperi sono stati sempre più frazionati, sempre più isolati. Produciamo tanti saperi che non producono e non determinano conoscenze. E qui anche l'urgenza, per ciò che riguarda il discorso del metabolizzare il cambiamento, l'innovazione tecnologica, di ricomporre quella frattura tra i saperi, tra formazione umanistica e formazione scientifica, che è una cosa tutta italiana. Chi ha viaggiato un po' lo sa benissimo, questi percorsi didattico-formativi così ingessati sono un elemento tutto italiano e risponde, torniamo alle culture organizzative, che sono anche culture della comunicazione, e risponde a delle logiche precise,
che sono logiche di potere, altro che condividere, divide et impera. È la logica della Torre d'Avorio, non è la logica dell'organizzazione come sistema sociale aperto. Quindi voi capite che questa è una grave mancanza, che manchino la scuola, al di là della propaganda, e l'università, in un momento in cui noi dovremmo non soltanto agire il cambiamento e subirlo, ma elaborarlo e pensarlo. E questo secondo me è un altro grande fraintendimento, cioè superare la contrapposizione tra teoria e ricerca, tra teoria e pratica. Chi fa ricerca, chi opera nelle organizzazioni e fa pratica, sa che non esiste pratica e non esiste ricerca che non siano concettualmente orientate. Quindi anche questa è una dicotomia da superare. Ancora, il tema della comprensione mi è piaciuto molto. Riporta il discorso sulla formazione umanistica e formazione scientifica. Non possiamo accontentarci di osservare e descrivere i fenomeni, li dobbiamo comprendere. La mia scaletta è completamente saltata in tutto questo. La questione dell'anello debole, quindi io qui andrò perché è centrale. Una formula che io propongo sempre, ormai da tanti anni, ma anche quando vado in certi contesti che dà fastidio tirar fuori questi argomenti. Attenzione, perché non solo sulla tematica dell'Open Gov, noi stiamo costruendo una cittadinanza senza cittadini. Stiamo pensando a politiche di alfabetizzazione digitale, stiamo pensando a piattaforme che devono includere, stiamo pensando a una serie di strumenti, per carità, fondamentali, senza fare i conti con chi sono i cittadini, quali sono le loro caratteristiche. Chi si sporca le mani con questi temi sa benissimo che non soltanto a livello italiano, i dati veramente inquietanti e preoccupanti non riguardano l'analfabetismo digitale, riguardano l'analfabetismo funzionale, riguardano la povertà educativa. È qui che si sta giocando lo snodo dell'inclusione o dell'esclusione, perché questo è un paradosso. Nella cosiddetta società della comunicazione e dell'inclusione, qui si parla tanto di cittadinanza digitale, ecco, il paradosso è proprio che invece questa è una società, sono tipi di sistemi sociali, di organizzazioni sempre più asimmetrici. La tecnologia non garantisce orizzontalità e simmetria. Quindi dobbiamo anche ripensare a un discorso di rapporto, di relazione. Rapidissimo. Cos'altro? Scusa, quale altro? Scusa. Prego. Possiamo dargli 10 minuti in più? Sì. Grazie. Adesso stavo cercando di... Grazie. Ma essendo l'ultimo, per me può andare lungo quanto vuole. Ma gli ultimi, qualcuno di molto più importante di tutti noi ha detto gli ultimi saranno i primi, Quindi è una roba abbastanza... Quindi in tutto questo, no, ci sono dei termini che secondo me, dei concetti chiave che sono importanti e che vedete sono tornati poi nella mattinata. La questione dell'innovazione. E nello spiegare, nell'analizzare l'innovazione, anche lì, attenzione al rischio, non soltanto ai rischi cosiddetti interpretativi, legati di, sembrano paroloni, ma li traduciamo, rischi di spiegazioni deterministiche e riduzionistiche, in cui si semplifica ciò che non può essere banalizzato. Attenzione, semplificazione e banalizzazione sono due cose, due oggetti completamente differenti. La complessità è un dato di fatto, dentro e fuori le organizzazioni, dentro e fuori i sistemi sociali. Ridurre la complessità è un obbligo, perfino morale, ma non significa banalizzarla. È partito pure l'inno, ragazzi. Io mi metto sull'attenti. Per 2 anni partecipai a un progetto europeo a proposito di cittadinanza e diritti con la Turchia, la Turchia Germanità, e mi ricordo che in Turchia c'era l'inno. E poi c'era sempre lo svelamento del busto di Ataturk quando si partiva, e a me guardavano un po' come l'infiltrato perché non mi alzavo quando partiva l'inno. Allora andiamo avanti, vabbè, poi dopo. Quindi qual è a mio avviso il grande problema della riflessione e del discorso pubblico che si è fatto in questi anni sull'innovazione? Innanzitutto è un problema di tipo di critica, cioè è mancato, per carità ci sono le eccezioni, uno è qui in sala, ma sono sempre eccezioni, è mancato un pensiero critico sull'innovazione. E soprattutto è stata sottovalutata la valenza strategica del fattore sociale e culturale, perché le resistenze al cambiamento sono sempre resistenze di tipo culturale. Ecco perché bisogna puntare su educazione e formazione, perché altrimenti noi avremo, e in questo secondo me dobbiamo uscire, ma è un problema addirittura a livello educativo, quanto è diffusa l'idea
che la tecnologia va a una velocità e la cultura va più piano, come se la tecnologia fosse una sorta di strumento, passatemi la semplificazione, esterno alla cultura. La tecnologia è il prodotto dei contesti storico-culturali, così come la ricerca che definisce gli strumenti che portano all'innovazione tecnologica sono storicamente determinate. Quindi, attenzione, qui dobbiamo ripensare anche questo rapporto tra tecnologia e umano, anche perché è un dato di fatto, non è che si tratta di essere pro e contro, o contro. Aumenta la dimensione del ciò che è tecnicamente e tecnologicamente controllato. Ma questo pone un problema, in modo particolare nelle organizzazioni. L'isolamento, il possibile isolamento e la possibile deresponsabilizzazione delle persone dentro le organizzazioni. C'era una grande filosofa, Hannah Arendt, che io amo, e quando ricordo sempre che quando analizzava, non solo nella banalità del male, il modello organizzativo del nazismo, che era un modello estremamente efficiente perché aveva portato a eliminare milioni di persone, il principio cardine di quel modello organizzativo era il classico modello gerarchico fortemente centralizzato, in cui si parcellizzavano le funzioni e le mansioni lavorative. Tutto questo serviva a isolare e deresponsabilizzare le organizzazioni, le persone dentro le organizzazioni. Tant'è vero che i gerarchi, cosa dicevano? Io ho eseguito l'ordine. Questo è il principio della vecchia organizzazione taylorista, fordista, del modello industriale. Non è un qualcosa che è di lontano. Da questo punto di vista, perché la questione è anche culturale per ciò che riguarda le organizzazioni? Perché dobbiamo un po' sfatare alcuni miti rispetto all'efficienza, rispetto alla produttività, rispetto alla razionalità che determinano le organizzazioni. Pensate a quanto non solo chi fa ricerca e studia le organizzazioni sa che le organizzazioni semplici e complesse devono essere strutturate sul principio di razionalità, mentre le ricerche e le esperienze ci dicono che noi siamo sempre in una condizione di razionalità limitata. È un concetto caro Herbert Simon, ci ha preso anche il Nobel, grande economista e scienziato sociale, e il concetto di razionalità limitata significa che noi dobbiamo fare i conti con situazioni, con contesti in cui, pensate oggi nella società dell'informazione, delle reti, dobbiamo avere una capacità di elaborazione di una quantità infinita di informazioni. Dobbiamo dare sistematicità a queste informazioni, affinché almeno una parte di queste informazioni si traducano in conoscenza. E allora, se parliamo di open data e big data, sono due cose diverse, capite qual è il problema? Qual era il problema che poneva Simon, non soltanto lui nei suoi studi? Che alla fine, quando noi prendiamo delle decisioni, operiamo delle scelte, in realtà non lo stiamo facendo sulla base della razionalità, perché entra in gioco l'intuizione, entra in gioco la percezione, entra in gioco la dimensione del gruppo. Quindi la questione del definire condizioni di prevedibilità dei comportamenti, ergo definire modelli e culture organizzative, è fondamentale, proprio perché la complessità dei sistemi sociali e organizzativi è una complessità, scusate il gioco di parole, particolarmente complessa, perché non risponde al vecchio principio di causalità che spiega tanti fenomeni e non risponde ai metodi e ai modelli di esplicazione che sono definiti lineari, che ancora oggi scuole e università trasmettono ai nostri giovani. L'evoluzione che avviene dentro le organizzazioni, io sto a far vedere le slide, però vabbè, l'evoluzione che avviene dentro e fuori le organizzazioni ormai è un'evoluzione per differenziazione, cioè passiamo sempre da sistemi che si articolano in sottosistemi, spero di non essere troppo accademico, sto cercando di essere il più immediato possibile, e questa articolazione, questa differenziazione non è più lineare. Questa articolazione, questa differenziazione cosa determina? Determina nuovi bisogni comunicativi. L'efficienza è garantita dall'accesso ai canali informativi e comunicativi diretti e indiretti, l'efficienza è garantita dalla possibilità di elaborare informazioni e conoscenza dentro questi canali, perché sennò il problema è solo essere connessi, e non è soltanto questo. La differenza tra comunicazione e connessione è esattamente questa, i rapporti di potere. Quando una volta si diceva che i rapporti di sociale erano rapporti di potere, quello non era uno slogan, così come quando noi diciamo che conoscenza uguale potere, è uno slogan che qualche multinazionale ha fatto suo, però di fatto cosa significa? Che chi detiene conoscenza è in grado di includere o escludere l'altro a livello di comunicazione interpersonale, nelle organizzazioni,
nella definizione di una relazione meno asimmetrica tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, tra le imprese e i clienti. Quindi si gioca uno snodo fondamentale. Quando noi parliamo, ripeto, di Open Gov, di apertura, c'è un problema essenziale. Io di recente ho partecipato a un progetto, vedete i dati probabilmente saranno pubblicati nei prossimi mesi, si chiama progetto TECO, per ciò che riguarda il contesto italiano, che, in cui è stato valutato, io ho dovuto firmare un accordo di riservatezza, quindi vi dirò solo ciò che posso dire, in cui l'obiettivo era quello di valutare le competenze e le capacità di apprendimento dei nostri laureati. Vi posso dire che io ho valutato studenti italiani non dell'Università di Perugia, università pubbliche e private e di università europee. Il livello, vi posso garantire, non sono un catastrofista, è molto basso, ma in termini di comprensione della lingua, in termini di logica, in termini di un altro filosofo che amo sempre, che io lo cito sempre, perché secondo me è una metafora che rende bene l'idea, in termini di teste ben fatte, Montaigne. Noi stiamo producendo, e uso volutamente questo verbo, teste ben piene di informazioni. Anche nella formazione di chi a livello universitario deve andare a occuparsi di risorse umane, di marketing, di comunicazione, stiamo formando tecnici. Per me i comunicatori non sono tecnici della comunicazione, perché c'è una complessità con cui bisogna fare i conti, che non è solamente quella della gestione tecnica degli strumenti, delle procedure. E anche lì, principio elementare, che però secondo me spiega sempre un po' tutto. Non esistono sistemi e procedure ideali per qualunque tipo di organizzazione, perché i processi di innovazione camminano sulle gambe delle persone. Andiamo avanti. Quindi il tema forte che... vado subito all'ultima, poi tanto comunque le slide rimangono a disposizione, le potete anche mettere online. Quindi qual è il discorso secondo me centrale, visto che ci stiamo occupando di organizzazioni? Primo punto, le organizzazioni vanno pensate, vediamo se in questo modo me la cavo e riesco a lasciarvi con un po' di mal di testa pre pranzo. Le organizzazioni vanno pensate come sistemi sociali aperti. Sono sistemi sociali perché sono costituite da persone. Guardate che questo è un aspetto, a mio avviso, fondamentale, che viene dato per scontato. Ripeto, si crede che il fattore tecnologico e l'adesione alla norma giuridica garantisca l'efficienza dei sistemi. Non è assolutamente così, perché le persone dentro le organizzazioni, se non sono formate, e io aggiungo, perché sarebbe l'ideale, coinvolte, e non viene definita una cultura organizzativa, il cambiamento possono decidere di ostacolarlo, rallentarlo, non accettarlo, oppure accettarlo ma non condividerlo. Accettazione e condivisione sono due elementi differenti, con modalità di azione completamente differenti. Quindi già noi dobbiamo mettere in discussione una serie di presupposti che caratterizzano tutti gli studi, le ricerche, le esperienze in campo organizzativo. Il tema della razionalità, l'abbiamo detto, quello della produttività, quello dell'efficienza, che non è più solo un'efficienza legata al fattore tecnico e tecnologico. Sistemi sociali aperti significa che capitale umano, formazione, spazio relazionale sono le variabili determinanti dentro e fuori l'organizzazione. Andatevi a vedere le imprese, perché non parliamo solo di pubblico. Qual è la prima voce che tagliano quando mancano i soldi? La prima voce che viene tagliata è la formazione. C'è un motivo, non rendendosi conto che, a mio avviso, a mio modesto avviso, perché veramente non sono nessuno, è proprio l'elemento di vantaggio competitivo più duraturo nel tempo. Ma questa cosa non si comprende, così come si tende a confondere la comunicazione col marketing, che è una comunicazione del dire, mentre c'è una comunicazione del fare. Un sistema organizzativo, quando è efficiente, quella è la forma di comunicazione più potente. È chiaro che oggi non sto dicendo che la pubblicità o la propaganda non serva. Serve come? Poi viene molto, no? Poi se non ti fai conoscere, se non ci sei, no? Neanche, tra virgolette, ti riconoscono. Eppure,
le reti di comunicazione interpersonale, le reti di fiduciarie, la comunicazione interpersonale continua a giocare un ruolo decisivo. La stessa rete, la stessa internet è un'estensione delle reti sociali preesistenti. Le architetture della rete sono aperte, ma sono costituite da reti chiuse, che controllano bene quel piccolo patrimonio di conoscenze, si guardano bene dal condividerlo e soprattutto si guardano bene dal includere soggetti che non fanno parte di quelle reti. Questo è un altro elemento di criticità, cioè calare questa innovazione tecnologica, questo nuovo modello tecnologico, questa nuova opportunità di innovazione tecnologica su un modello sociale e culturale che, come dico non da oggi, è feudale e corporativo. Allora, finché non cambiamo le culture organizzative, ma questo riguarda anche i sistemi sociali, ecco perché torniamo sempre al discorso, io ci torno ossessivamente al tema della scuola, perché all'università arrivano già con le teste strutturate, ben formate o no. È a scuola che educhiamo, che dobbiamo educare i nostri bambini a usare la logica, che dobbiamo educarli al pensiero critico, che dobbiamo educarli alla centralità della dimensione del gruppo e della relazionalità, perché non c'è lavoro, non c'è professione che non sia di gruppo. Io tante volte quando dico, e mi sono giocato la mia credibilità sul tema della comunicazione come condivisione, ma pensateci, la conoscenza è per sua natura condivisa, nasce condivisa. La conoscenza, e lo associo a un termine che non mi piace, è un prodotto sociale, è il prodotto di un gruppo, di una collettività, di una comunità. Questo incrocia anche i temi della sostenibilità, no? Della nostra esigenza di restituire qualcosa alla comunità. Comunicazione e marketing, l'abbiamo detto, l'aumento di complessità genera nuovi bisogni comunicativi, cioè se noi diamo per buono, se quindi anche dal punto di vista logico, anche se lo so che a quest'ora è dura con il calo degli zuccheri, no? Però se questo aumento di complessità dentro le organizzazioni, dentro i sistemi sociali, si articola in sottosistemi e questa articolarsi in sottosistemi determina nuovi bisogni comunicativi, beh, riflettiamoci, i nuovi bisogni comunicativi determinano a loro volta nuove esigenze organizzative. Ecco perché comunicazione è organizzazione, non sono due aspetti differenti. Mentre noi in termini di culture organizzative continuiamo a pensare alla comunicazione come uno strumento più o meno complesso, un insieme di strumenti che arrivano sempre a valle dei processi, possibilmente per coprire le nostre inefficienze, per fare una buona reputazione, una buona immagine, questa è l'idea. Beh, in ordine di tempo, l'ultimo, caso Volkswagen. Loro hanno costruito il loro successo su alcuni valori, no? Su una certa scala dei valori. Le culture dell'opacità e della furbizia pagano nel breve periodo. Io di questo sono convinto. Lo so che probabilmente sembra la classica battaglia e lotta contro i mulini a vento, ma nel lungo periodo non pagano. Se tu hai costruito la tua credibilità su una comunicazione del dire, su una comunicazione che si confonde con il marketing, propaganda, perché oggi nel pubblico si parla di comunicazione istituzionale, perché la parola propaganda è scomoda, ma le finalità della comunicazione istituzionale sono le medesime della propaganda. Si è scelto di usare un altro termine, ma le finalità e gli obiettivi sono quelli. Allora, quello che sto dicendo è, se vogliamo parlare di sistemi aperti, il fattore tecnologico e il software sono assolutamente determinanti, ma se non lavoriamo sul cambiamento e sulla modifica profonda, radicale delle culture organizzative, e ripeto, non può non partire dalla scuola, perché io i giovani, lo dico con rammarico, non lo dico godendoci, perché credo in quello che faccio, ma quando li vedo, vengono a lezione, che non sono curiosi neanche di ciò che gli accade intorno, che accettano tutto, e guardate, non sono un catastrofista. Spesso nei miei corsi, ho insegnato per tanti anni anche filosofia del linguaggio, beh, vi dico come provavo a destarli, però funzionava dopo la metà del corso sta roba. E cominciavo con una serie di aforismi, di frasi, un po' alla Wittgenstein per capirsi, no? Frasi e aforismi che devono essere logici e conseguenziali uno con l'altro. Poi iniziavo a fare delle affermazioni palesemente false e illogiche. Loro non si accorgevano di niente. Avrei potuto dirgli qualunque cosa.
adesso, Pietro. E poi gli dicevo, ragazzi, ma vi siete resi conto? Dopo un po', dopo la metà del corso, si destavano e mi mettevano in discussione. Questo comporta, torno sull'educazione. L'educazione non significa educare, c'è uno scritto bellissimo di Etienne de la Boétie, che era il maestro di Montaigne, non significa educare alla sudditanza, anche nel rapporto con l'autorità. La sudditanza per abitudine è la questione più importante, anche nel rapporto con l'autorità. Correttezza, rispetto, ma tu devi formare i ragazzi ad avere anche il coraggio di mettere in discussione l'autorità, se no ne farai sempre soggetti passivi. Che non significa levati dalla cattedra, non è questo. E avere però il coraggio di dire, in questo momento stai dicendo qualcosa che non è esatto. Perché questo richiama anche il discorso sulla possibilità, l'altro concetto chiave che è venuto fuori stamattina, dell'alternativa, che richiama la questione del conformismo, che richiama la questione dell'adesione acritica alle norme, a tutto ciò che è imposto, di questo nuovismo acritico nello spiegare, l'innovazione tecnologica, cui si accetta tutto passivamente. Le cose non è che solo perché sono nuove, sono belle e funzionano. Quindi, gestione, condivisione della conoscenza, logica di breve periodo, logica di lungo periodo, l'ho detto. Ecco, la questione, la formula, ecco, se vi devo lasciare, ci sono stato ancora un po', è quella dell'etica versus etichetta. Dell'etica versus etichetta. Poi mi fai segno, mi tiri qualcosa. La questione dell'etica, etica versus etichetta, ecco. È una formula per dire, da una parte, etica versus etichetta sono le due forse culture organizzative e comunicative probabilmente dominanti, non soltanto nel nostro paese. Da una parte appunto quella che si confonde con un'idea appunto della comunicazione intesa soprattutto come attività di marketing. Secondo me non c'è errore più grave del confondere dentro le organizzazioni la comunicazione con il marketing. Pensate alla retorica dei grandi comunicatori. Chi sono i grandi comunicatori? No, perché lui te li mette i virus addosso. Prova a destarti, almeno quando l'ho ascoltato io. Il grande comunicatore non è quello che, perdonate la semplificazione, si veste bene, parla un buon italiano e ti convince di tutto. Questo anche nella politica. Chi sono i grandi comunicatori? Sono quelli che riescono a convincerti di qualunque cosa. Quindi l'idea è un po' del comunicatore come venditore, che va bene nel settore delle imprese, per carità. Io continuo a pensare, credo di essere in una sala, forse nella sede giusta, vedo più il comunicatore come un manager, un gestore della complessità, un mediatore di conflitti, un facilitatore, uno che laddove c'è la criticità, la tecnologia che interagisce col fattore umano, è in grado di spiegarla, di mediarla, di dare strumenti, di condividere strumenti che non sono solo strumenti di tipo tecnico, evidentemente. Quindi cambiamento culturale è fondamentale, centralità della persona, qualità della persona, ecco, questo è un altro dei temi importanti. Ne parlavo anche ieri a un'altra conferenza, perché dice, ma centralità della persona, che significa? Non significa rimettere al centro le istanze individualistiche adesso e quanto, no. Centralità della persona significa altro, significa capitale umano, formazione, aggiornamento continuo. Centralità dell'individuo è altro, significa ripensare lo spazio relazionale dentro i valori della comunità. Dove devo indirizzare? Con questo poi, la resistenza, vedete, al cambiamento è sempre culturale, questo è l'elemento di snodo. La scuola, torna ancora lì, è centrale. Una scuola non di qualità, anche quello che stiamo facendo qui, una scuola non di qualità è diseguale, dico sempre, crea le condizioni strutturali per una società diseguale. E allora hai voglia di introdurre innovazione tecnologica e strumenti tecnologici. Avremo sempre questa doppia velocità, avremo sempre questo ritardo, e quindi altro che inclusione. E quindi il tema è quello del modello sociale. La conoscenza è processo sociale, non può che essere condivisa. Grazie, buon pranzo. Amaro Sinterde, mi scuso per...
hanno andato per slogan, lo dico, lo so, è la cosa che odio di più, ma il tempo era...